ho sentito solo il gran colpo e basta. Poi sono venuto fuori, ho visto questo, mi sono saltata addosso alla rete. C'ho una mascherina io dentro qui al cortile. Ma ci sono molti incidenti qua? Sì, da parecchi anni. Ultimamente ne erano un po' calati, ma vanno a randa. Quindi... A che ora è successo? Ma cos'è stato un'oretta fa? Cos'era un'ora che è successo, una Daniela? Cos'è un'oretta che è successo sto? Un'oretta fa? Qualcosa? Una mezz'oretta fa. Mezz'oretta. Mi diceva la signora che codano molto qui. Noi abbiamo già fatto delle segnalazioni, sì, alla dottoressa Gambarani proprio un mese fa, per segnalare che le macchine vanno oltre il doppio della velocità consentita rispetto ai segnali, ma soprattutto non rispettano questo incrocio a qualsiasi ora del giorno, e noi percepiamo questo pericolo tutto il giorno. Noi non possiamo assolutamente avventurarci a piedi in questa strada, le macchine non hanno lo spazio per incrociarsi, e i vigili dovrebbero prima o poi prendere in carico la situazione, e non c'è mai un controllo, e quindi le macchine, gli autisti utilizzano questa strada come alternativa alla via Giardini, ignorando qualsiasi segnale. Dagli una mano, perché...